Pace sia con voi. Pace a voi, fratelli e sorelle carissimi, da colui che è, che era e che viene, e da Gesù Cristo, testimone fedele, il primogenito dei morti. Chiediamo a Gesù, con tutta la sincerità del nostro cuore e la fiducia della sua misericordia, il perdono dei nostri peccati. Confesso a Dio onnipotente, a voi fratelli, che ho molto peccato in pensiero, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia colpa e per supplico la beata sempre Vergine Maria, gli angeli e santi e voi fratelli di pregare per me il Signore Dio. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen.
al tuo sacerdote Santo Angelo Dacri donasti la grazia di richiamare i peccatori alla penitenza attraverso la predicazione e i miracoli, concedi a noi, per i suoi meriti e le sue preghiere, di poter degnamente piangere i nostri peccati e meritare di conseguire la vita eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro del profeta Isaia. Lo Spirito del Signore Dio è su di me, perché il Signore mi ha consacrato con l'unzione. Mi ha mandato a portare il lieto annunzio ai poveri, a fasciare le piaghe dei cuori spezzati, a proclamare la libertà degli schiavi, la scarcerazione dei prigionieri, a promulgare l'anno di misericordia del Signore, un giorno di vendetta per il nostro Dio, per consolare tutti gli afflitti, per allietare gli afflitti di Sion, per dare loro una corona invece della cenere, olio di letizia invece dell'abito da lutto, canto di lode invece di un cuore mesto. Essi si chiameranno querci di giustizia, piantagione del Signore per manifestare la sua gloria. Parola di Dio. Il Signore è vicino a chi lo cerca. Benedirò il Signore in ogni tempo, sulla mia bocca sempre la sua lode. Io mi glorio nel Signore, ascoltino gli umili e si rallegrino. Il Signore è vicino a chi lo cerca. Celebrate con me il Signore, esaltiamo insieme il suo nome. Ho cercato il Signore e mi ha risposto, e da ogni timore mi ha liberato. Guardate a Lui e sarete raggianti, non saranno confusi i vostri volti. Gustate e vedete quanto è buono il Signore, beato l'uomo che in Lui si rifugia. Il Signore è vicino a chi lo cerca. Temete il Signore, Suoi santi, nulla manca a coloro che lo temono. I ricchi impoveriscono e hanno fame, ma chi cerca il Signore non manca di nulla. San Paolo Apostolo ai Filippesi. Fratelli, ritengo che tutto sia una perdita a motivo della sublimità della conoscenza di Cristo Gesù, mio Signore. Per Lui ho lasciato perdere tutte queste cose e le considero spazzatura per guadagnare Cristo e essere trovato in Lui, avendo come mia giustizia non quella derivante dalla legge, ma quella che viene dalla fede in Cristo, la giustizia che viene da Dio, basata sulla fede, perché io possa conoscere Lui, la potenza della sua resurrezione, la comunione alle sue sofferenze, facendomi conforme alla sua morte, nella speranza di giungere alla resurrezione dai morti. Non ho certo raggiunto la meta, non sono arrivato alla perfezione, ma mi sforzo di correre per conquistarla, perché anche io sono stato conquistato da Cristo Gesù. Fratelli, io non ritengo ancora di averla conquistata, so soltanto questo, dimenticando ciò che mi sta alla spalle, a proteso verso ciò che mi sta di fronte. Corro verso la meta per arrivare al premio che Dio ci chiama a ricevere lassù in Cristo.
Cristo Gesù, parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, Signore. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: come il Padre ha amato me, anche io ho amato voi. Rimanete nel mio amore. Se osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel mio amore, come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e rimango nel suo amore. Vi ho detto queste cose perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. Questo è il mio comandamento, che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi. Nessuno ha un amore più grande di questo, dare la sua vita per i propri amici. Voi siete i miei amici se fate ciò che io vi comando. Non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello che fa il suo padrone, ma vi ho chiamato amici perché tutto ciò che ho udito dal Padre mio l'ho fatto conoscere a voi. Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto. E il vostro frutto rimanga, perché tutto quello che chiederete al Padre nel mio nome ve lo conceda. Questo vi comando, che vi amiate gli uni gli altri. Parola del Signore. Thank you.
medesima comunità di Acri, carissimi fratelli cappuccini che servite alla Basilica di Sant'Angelo e che anche lavorate in questa regione, autorità qui presenti, vorrei anche ricordare l'Arcivescovo, Sua Eccellenza Monsignor Francesco Antonio Nolè, c'è anche qui tra noi il padre provinciale, padre Pietro dei Cappuccini, e naturalmente vorrei salutare tutti e tutte le autorità anche qui presenti. La parola di Dio contenuta nella profezia di Isaia e anche nella lettera dell'Apostolo Paolo ai Filippesi e in modo particolare nel Vangelo di Giovanni ci ricorda la nostra identità cristiana. Questo mi sembra oggi importante in questa festa meditare con voi. Siamo discepoli di Gesù e come Lui abbiamo ricevuto lo Spirito del Signore per portare il lieto annunzio ai poveri mediante la fede nella potenza della sua risurrezione, mediante la comunione alle sue sofferenze, come dice Paolo, essendo conformi alla sua morte e nella speranza di giungere alla risurrezione dei morti. Cioè così vogliamo essere discepoli di Gesù, con queste caratteristiche. Nella fede, nell'esperienza della fede, siamo sicuri che il Signore è vicino a chi lo cerca. Abbiamo detto questo nel nostro salmo di meditazione della prima lettura. Il Signore è vicino a ognuno di noi, a chi lo cerca con un cuore sincero, perché Lui ci ama con lo stesso amore con il quale è stato sempre amato dal Padre. E Dio, noi possiamo dire, ricordando quello che tante volte Papa Francesco ci ricorda, Dio non guarda al nostro peccato perché Lui ha misericordia, perché Lui ci vuole vicino a sé, perché Lui ci ama. Per noi questa esperienza forse è la più importante che c'è nella vita, sentirsi amati gratuitamente da Dio. E Lui ci chiede di rimanere nel suo amore. In che modo? Osservando i comandamenti del Padre. Rimane nel suo amore quello che pratica i comandamenti. E in modo particolare Lui ci chiede che amiamo gli uni e gli altri come Lui ci ha amati. Questo Lui chiama il suo comandamento, cioè che l'amore sia presente nella comunità, che la comunità cerchi sempre di diventare un cuore solo, un'anima sola. Nell'invito di Padre Francesco Donato, il rettore qui della Basilica, a nome di tutti voi della comunità, ancora nel mese di marzo scorso, lui manifestava il desiderio che questo nostro incontro, in questa solennità di Santo Angelo d'Acri, noi potessimo confermarci nella fede. Questa era la sua espressione. Potessimo ravvivare la nostra vita nella speranza e potessimo sollecitare nella carità. Lui diceva ancora, e Padre Francesco Donato, non so se lui si ricorda, ma lui ha scritto queste cose,
ci annunci la pace del Signore risorto, ci incoraggi con la sua parola, cioè la parola del Signore risorto, a svegliare il mondo, a percorrere le strade secondarie e periferiche della società per incontrare il fratello bisognoso della bella notizia e dell'amore di Dio, grande e misericordioso. Vedo che il vostro parroco ha nel cuore veramente un programma bello, bellissimo, di Dio per voi, e questo mi ha dato tanta gioia. Certo, è di tutta la sua comunità e anche di tutto quello che lui con voi vive qui, però è bello aver sentito questa cosa, per questo ho voluto riprendere questo pensiero suo. Devo confessare che voi mi avete dato l'opportunità di cominciare a conoscere Sant'Angelo d'Acri. Non lo conoscevo prima e ne sono felice di questo, perché lui ci aiuta a camminare oggi nella nostra esperienza cristiana. Per noi è importante avere di queste persone che sono come delle colonne per noi, sicure. Per noi è importantissimo, perché sappiamo come andare avanti. Luca Antonio Falcone, il suo nome di famiglia, è stato trascinato dall'esempio di vita di un predicatore itinerante, come lui dopo è diventato anche lui, ma dell'esempio di vita di questa persona e anche del suo modo di predicare e del suo modo di essere cappuccino. Ha avuto difficoltà a discernere la sua vocazione di frate minore cappuccino. Questo per me anche era una novità. Infatti, c'è l'espressione, sveste il saio due volte e dopo che torna ancora nella terza volta ha difficoltà. E dopo, anche quando incomincia il suo ministero, la sua predicazione, ha ancora difficoltà. Ammiro in Sant'Angelo il fatto che in mezzo al travaglio della decisione sulla vocazione a cui Dio lo chiamava, lui continua a cercare quello che Dio vuole da lui. Lui non spegne, lui non soffoca mai questa voce di Dio dentro di lui. Forse questa è una delle grandi bellezze di Sant'Angelo. Trova tante difficoltà, però non soffoca la voce di Dio dentro di lui. Ma devo dire che io amo anche la capacità di accompagnamento dei suoi superiori cappuccini, che non hanno usato di fretta nella decisione, ma lo hanno accompagnato con fiducia, rispettando il suo processo normale di crescita. Io sono stato rettore di seminario per molti anni e forse per la mia immaturità, se avessi avuto una persona come Sant'Angelo come seminarista, l'avrei mandato via e non l'avrei mai lasciato tornare. Però non hanno fatto con lui così. Hanno lasciato crescere secondo la sua misura, perché ascoltava Dio, rispettando questo processo normale di crescita che alle volte dura, è difficile. E possiamo dire, qui sicuramente si stava forgiando già in queste difficoltà non solo il cristiano, ma anche il cappuccino e il santo. Avendo Angelo capito che la predicazione non è il risultato della capacità retorica, ha fatto un grande fallimento nella sua prima predicazione retorica, ma ha capito
che la predicazione è frutto di una vita secondo il Vangelo, poggiata sull'amore del Signore che è morto e risorto per noi. Lui ha potuto predicare 40 anni nella vostra regione e aiutare tante persone a trovare la bellezza del Vangelo. Questo è meraviglioso. Le sue parole testimoniano che questa sua identità. Così dice lui: è una grande grazia, è una grande gloria essere cappuccini e veri figli di San Francesco, ma bisogna conoscere e portare sempre con noi 5 gemme preziose. E lui nomina queste gemme, dice: austerità, semplicità, osservanza delle costituzioni e della regola, innocenza di vita e carità inesauribile. Un bel programma per tutti i cittadini e per tutta la comunità cristiana di Acri. Un cammino buono, esercitare queste virtù per fare presente il Vangelo, il Signore in mezzo a voi, sull'esempio del vostro santo, che è santo di tutta la Chiesa. Nell'attuale momento della Chiesa siamo guidati con molta chiarezza dal ministero di Papa Francesco, che è Pietro, su cui è poggiata la Chiesa, Gesù l'ha voluto così, e su lui si poggia la forza di Dio per confermare i fratelli e le sorelle nel cammino di Gesù. Papa Francesco, per la sua parola e per il suo profondo esempio, ci sta chiamando tutti a essere una Chiesa in uscita. E la prima uscita, dice il Papa, è lasciare che Dio occupi il centro e noi personalmente usciamo dal centro, e così possiamo andare in periferia. E questa Chiesa in uscita, che sta in mezzo ai poveri e ai piccoli, come fece Gesù, portare il lieto annunzio ai poveri, affasciare le piaghe dei cuori spezzati, a proclamare la libertà degli schiavi, la scarcerazione dei prigionieri, a promulgare l'anno di misericordia del Signore. Sono le parole di Isaia, del profeta, però che Gesù ha confermato nella sinagoga di Nazareth. Abbiamo appena finito il sinodo per la regione panamazonica a Roma, e questa Panamazonia comprende 9 paesi. Solo nel mio paese, in Brasile, sono 4.500.000 chilometri di foresta, metà del territorio nazionale. Convocati da Papa Francesco, abbiamo potuto prendere coscienza delle condizioni di povertà e di abbandono di quelle popolazioni e della necessità di preservare le varie culture e la foresta a beneficio di tutti. Questa è una delle nuove povertà di cui dobbiamo interessarci. La grande parola del Sinodo, ripetuta nel 5 capitoli del documento che abbiamo consegnato a Papa Francesco, è la parola conversione, convertirci, cambiare la nostra mentalità, per aiutare tutti a costruire, e si è detto questa espressione così bella, l'ecologia integrale, cioè rapporti umani basati sulla giustizia e l'amore, e la difesa e conservazione della natura, nostra casa comune.
è un nuovo capitolo che dobbiamo adesso approfondire nella nostra vita cristiana, nella sequela di Gesù. Possiamo domandarci oggi ad Acri, guardando al nostro territorio, alla nostra gente, come possiamo noi approfondire la vita della nostra comunità qui? Questa comunità cristiana, come dovrebbe essere ancora, tenendo davanti agli occhi la santità di Sant'Angelo? In quali aspetti della vita cristiana abbiamo bisogno di particolare conversione? Anche noi abbiamo bisogno di queste domande. Ricordiamoci che il Signore è vicino a chi lo cerca. Lui è il Signore della vita e per questo la nostra esperienza di fede cristiana, anche in mezzo alle difficoltà, è la realtà più preziosa che abbiamo ricevuto. Come lo è stato per l'Apostolo Paolo, la sublimità della conoscenza di Cristo Gesù, suo Signore, anche noi possiamo dire così, la più bella eredità che noi abbiamo è la nostra fede. E come l'Apostolo, anche noi vogliamo sforzarci di correre per conquistare la meta, per arrivare al premio che Dio ci chiama a ricevere lassù in Cristo Gesù. Oggi abbiamo bisogno di percorrere soprattutto il cammino del comandamento che Gesù ha chiamato il suo comandamento, cioè che vi amiate gli uni agli altri come io ho amato voi. E c'è un'altra parola che dice: da questo conosceranno che siete i miei discepoli, se vi amerete gli uni agli altri. Cioè l'evangelizzazione di una persona avviene se questa persona vede l'unità, la comunione di una comunità. Noi oggi siamo malati di individualismo nella nostra cultura globalizzata attuale, tutti noi, anche noi sacerdoti, anche noi vescovi. Per questo urge ricostruire la fraternità nei nostri rapporti, nelle nostre relazioni, incominciando dalla nostra casa, con i vicini di casa nostra, nel nostro quartiere, nella nostra città. Chiedo con voi a Sant'Angelo d'Acri e a Maria, la Madre di Dio e nostra Madre, che ci aiutino a far della città e della regione un luogo dove dimora la cultura dell'ecologia integrale, dell'amore e della giustizia, dove dimora Dio amore. Amen. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio.
sorelle carissimi, nel celebrare la festa di Sant'Angelo d'Acri, rendiamo grande il nostro cuore, facendoci interpreti presso Dio nostro Padre delle necessità di tutti, specialmente di chi soffre e di chi è da Lui più lontano. Preghiamo il Signore con la certezza di essere esauditi, perché Dio è più grande del nostro cuore. Preghiamo insieme dicendo: ascoltaci, o Signore. Ascoltaci, o Signore. Perché a tutti i popoli della terra sia predicato il Vangelo e si faccia un solo vile con un solo pastore, preghiamo. Ascoltaci, Signore. Perché il Papa, i Vescovi e i Sacerdoti, nella fedeltà al mandato ricevuto da Cristo, compiano con coraggio e dedizione la loro missione di pastori per il bene del popolo di Dio, preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Sulla base dei principi evangelici, Sant'Angelo d'Acri condannava le ingiustizie e i soprusi verso la povera gente. Coloro che ci governano riconoscono a tutti gli uomini i diritti alla libertà, al lavoro, alla pace. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per la città di Acri, che si onora di annoverare tra i suoi figli Sant'Angelo d'Acri, perché fedele alla verità del Vangelo, illuminata dal fulgido esempio del Santo Cappuccino, testimonia alle nuove generazioni le profonde radici cristiane della nostra terra, preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Perché attraverso la partecipazione all'Eucarestia ci santifichiamo alla sorgente stessa della santità, preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Padre Santo, che in Cristo ci comandi di amarci gli uni gli altri, concedi a noi, per l'intercessione di Sant'Angelo d'Acri, di rimanere in Cristo e nel suo amore, per poter possedere la gioia piena e offrirti nel tuo spirito sacrifici a te graditi, per Cristo nostro Signore. Thank you.
pregate fratelli e sorelle perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Accetta, Signore, l'offerta del nostro servizio sacerdotale nel ricordo di Sant'Angelo d'Acri e concedi che, liberi dagli affanni e dagli egoismi del mondo, diventiamo ricchi di Te, unico bene, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, lodarti e ringraziarti sempre, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo nostro Signore. Tu doni alla tua Chiesa la gioia di celebrare la solennità di Sant'Angelo d'Acri. Con i suoi esempi la rafforzi, con i suoi insegnamenti la maestri, con la sua intercessione la proteggi. Per questo dono della tua benevolenza, uniti agli angeli e ai santi, con voce unanime cantiamo l'inno della tua lode. Cena, allo stesso modo, presi il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti,
Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mysterium fidei. Celebrando il memoriale del tuo Figlio, morto per la nostra salvezza, gloriosamente risorto e asceso al cielo, nell'attesa della sua venuta ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Egli faccia di noi un sacrificio perenne a te gradito, perché possiamo ottenere il regno promesso, insieme con i tuoi eletti, con la Beata Maria Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, con i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, il nostro Padre San Francesco, Sant'Angelo d'Acri e tutti i santi, nostri intercessori presso di te. Per questo sacrificio di riconciliazione, dona, Padre, pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Francesco, il Vescovo che presiede questa Eucaristia, João Prats, il Collegio Episcopale, tutto il clero e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli defunti e tutti i giusti che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo,
o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi un segno di pace. Cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Il corpo.
Signore, con la luce e la forza di questo sacramento, guidaci nelle vie del tuo amore. Conferma l'opera che hai iniziato in noi e portala a compimento fino al giorno di Cristo Gesù, che vive e regna nei secoli dei secoli. Reverendissimo Padre, la comunità ecclesiale di Acri le chiede di benedire quest'olio per riaccendere la lampada votiva della città di Acri, perché arda presso l'urna di Sant'Angelo come segno di fede e di gratitudine all'Apostolo della Calabria. Sì, benedetto Dio nostro Padre, creatore del cielo e della terra, nel frutto delle olive tu ci hai dato un segno della tua provvidenza e un messaggio di pace e di amore. Stendi la tua mano su di noi e su quest'olio che ti presentiamo nel ricordo di Sant'Angelo d'Acri. Ravviva nei nostri cuori la luce della fede. Il fuoco del tuo amore sia luce per chi cammina sulle strade del Vangelo, per chi vive nel dubbio e nell'errore, per chi ha smarrito la strada di Dio, per chi vive le fatiche della fede, per chi è provato dal dubbio, per chi soffre nel corpo e nello spirito, sia balsamo e forza. Sia gioia per i poveri e speranza per tutti gli uomini, per Cristo nostro Signore. Con questa luce pasquale riaccendi la lampada votiva a Sant'Angelo d'Acri, perché la sapienza del Vangelo fondi la civile convivenza della nostra gente. Tutti i cittadini di Acri, rinnovo a te, Sant'Angelo, l'offerta dell'olio, riaccendendo la lampada votiva. Con questo simbolico gesto esprimiamo l'amore che tutti gli acresi hanno per te e imploriamo la tua costante protezione. Vigila, o Angelo d'Acri, fratello santo, sul nostro popolo, illumina i governanti, veglia e guarda con benevolenza la nostra città di Acri. Rafforza i vincoli di unità, solidarietà e fraternità. Benedici tutti i lavoratori, dona loro e a tutte le famiglie prosperità e pace. Accetta, o Sant'Angelo, apostolo della Calabria, compatrono della città di Acri, l'offerta dell'olio per la lampada votiva che questi tuoi concittadini rinnovano a te. Fa che questo popolo, fedele alle radici cristiane, vivendo in comunione e fraternità, concorra al progresso dell'umanità per il bene e la pace di tutti, per Cristo nostro Signore.
Eminenza Reverendissima, Signor Cardinale, Prefetto per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica, al termine di questa solenne liturgia mi permetta di esprimerle a nome dei frati che in questo luogo incarnano l'ideale francescano della comunità cittadina di Agri e di tutti i fedeli oggi convenuti il più sentito ringraziamento per la sua presenza in mezzo a noi. Nonostante i suoi molteplici impegni nazionali e internazionali, ha accettato il nostro invito e ha voluto farci dono della sua persona così amabile e luminosa. In questa circostanza così bella e particolare, mi è gradito salutare con affetto sincero il nostro ministro provinciale, il ministro provinciale di Palermo, tutti i sacerdoti presenti, i diaconi, gli accoliti, i religiosi e le religiose, il signor Salvatore Palumbo, beneficiato dal nostro santo, tutti i fedeli e i pellegrini giunti fin qui, in modo speciale quelli provenienti da Cetraro, San Giovanni in Fiore, San Basile, Corleone e Gießen in Germania. Con deferenza saluto le autorità civili e militari qui convenute, particolarmente l'onorevole Giuseppe Aieta, il nostro sindaco Pino Capalbo, il sindaco di Cetraro Angelo Aita, il sindaco di Bisignano Francesco Lo Giudice, e le ringrazio per la costante attenzione e premura nei riguardi del nostro santuario e del santo in esso custodito. Saluto e ringrazio per la presenza le sezioni di Cosenza, Catanzaro e Crotone dell'Ordine Equestro del Santo Sepolcro di Gerusalemme, rispettivamente coordinate dal preside professor Antonio D'Elia e il professor Giuseppe Buscema. Esprimo gratitudine alla Corale Sant'Angelo d'Agri della nostra Basilica, magistralmente diretta dal maestro Salvatore Reale, che ha animato questa celebrazione eucaristica. Ringrazio Don Luciano Fiorentino, il nostro servizio liturgico, i tecnici audio della Basilica, i fotografi, coloro che curano il decoro e la pulizia del santuario, e ATV, la ditta Zanfini e il servizio d'ordine ben coordinato dal nostro comitato Beata Vergine Addolorata Sant'Angelo d'Agri. Un grazie devo inoltre renderlo a tutte le associazioni ecclesiali e di volontariato della Basilica, a quelle operanti sul territorio acrese e a chi in questo periodo di festeggiamenti che abbiamo iniziato il 13 ottobre in onore di Sant'Angelo non ci ha fatto mancare aiuto, disponibilità, incoraggiamento e vicinanza. Grazie a tutti davvero, Sant'Angelo vi ricompensi per la vostra generosità. Eminenza, Eminenza Reverendissima, celebrare ogni anno la memoria solenne di Sant'Angelo d'Agri per noi non significa solamente esaltarne le virtù o rispolverare le date più importanti e significative della sua esistenza, ma vuol dire principalmente apprendere e approfondire la sua testimonianza di vita francescana, evangelica, ministeriale, fraterna. Per tutti noi Sant'Angelo è un dono, opera dello Spirito, riflesso della misericordia del Padre. Ma come ogni dono è anche un impegno, uno stimolo sulla via della santità, un richiamo forte alla centralità della preghiera, in particolare del mistero eucaristico, all'urgenza dell'apostolato e della missione, alla necessità di una coerenza di vita quale condizione imprescindibile della testimonianza del Vangelo.
Sant'Angelo è un frutto e un dono di questa terra e per questa terra, per la città di Acri, che esprime la dolcezza dei suoi paesaggi e della sua natura e le asperità nei suoi tratti rocciosi, a volte brulli, che si condensano nel carattere della sua gente forte e determinata e allo stesso tempo accogliente e materna. Questi tratti hanno caratterizzato anche il nostro Sant'Angelo. Egli li ha attinti qui. Qui la grazia di Dio ha cominciato e radicato la sua opera ben 350 anni fa. In questo tratto di umanità, in questo popolo, Dio ha agito e siamo certi continua ad agire. È questo ciò che oggi abbiamo voluto contemplare: la continua azione di Dio in favore del suo popolo, il suo amore che, assumendo la nostra umanità attraverso i volti dei nostri santi, continua a costruire la nostra storia come mosaico stupendo, come disegno di cui Dio ci vuole protagonisti. Sant'Angelo ci insegna ad essere collaboratori di Dio. Egli preghi perché anche noi, sul suo esempio, avvertiamo la gioia di sentirci amati, cercati da Dio, custoditi da Lui investiti di una missione tra i nostri fratelli e nel nostro mondo. Ci insegni, Sant'Angelo, ad amare e servire la Chiesa. Affido alle sue mani, Eminenza, la nostra provincia religiosa e un rinnovato impegno di obbedienza e di servizio al Santo Padre e alla Chiesa tutta. Soprattutto desidero in maniera forte e tutt'altro che formale assicurarle il desiderio di vivere il nostro ministero sacerdotale secondo il genuino spirito di Francesco. A Sant'Angelo poi vogliamo affidare anche il suo ministero, il suo importante servizio nella Chiesa di Dio e accanto al Santo Padre. Per lei vogliamo chiedere un amore sempre più forte alla Chiesa, perché anche lei continui ad essere strumento attraverso cui il profumo dell'amore di Cristo raggiunge ogni uomo. Infine ci affidiamo alle sue preghiere, ne abbiamo bisogno. Preghi per noi, preghi per questo popolo, erede con noi di questo dono di santità. Ed ora ci doni, Padre, la sua benedizione, che sappiamo essere anche la benedizione di Papa Francesco, al quale la preghiamo di rivolgere il nostro saluto, di assicurargli la nostra obbedienza e tutto il nostro affetto. Grazie ancora, Eminenza, per la sua presenza fra noi. Il Signore le conceda sempre la pace del cuore e dello spirito. Sia con voi. Chinate il capo per la benedizione. Dio nostro Padre, che ci hai riuniti per celebrare oggi la solennità di Sant'Angelo d'Acri, compatrono della nostra comunità, vi benedica e vi protegga e vi confermi nella sua pace. Amen. Cristo Signore, che ha manifestato in Sant'Angelo d'Acri la forza rinnovatrice della Pasqua, vi renda autentici testimoni del suo Vangelo. Amen. Lo Spirito Santo, che in Sant'Angelo d'Acri ci ha offerto un segno di solidarietà fraterna, vi renda capaci di attuare una vera comunione di fede e di amore nella sua Chiesa. Amen. Chiederei a tutti i sacerdoti che insieme a me possiamo dare adesso questa benedizione a tutto il nostro
popolo per intercessione di Sant'Angelo d'Acre. Vi benedica il Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. Evviva Sant'Angelo d'Acre!
Diagnosi su tutte le marche di auto, saldatura parabrezza, noleggio auto, vendita auto. Via Aldo Moro, Acri. Telefono 0964 95 49 24. C'è solo un posto dove il grande assortimento, la vera convenienza e la certificata freschezza ti aspettano ogni giorno. I supermercati del gruppo S4, Famila, Doc e Super AEO. Ma il nostro impegno quotidiano, attraverso la professionalità dei nostri servizi e la qualità dei nostri prodotti, è quello di farti risparmiare sempre. Noi scegliamo i prodotti migliori al prezzo più basso possibile e senza alcun limite d'acquisto. Tu scegli di aggiungerli alla tua spesa. We'll be right back.